grazie. Allora, oggi voglio mostrare il mio beauty da viaggio perché dal 7 al 14 io e il mio fidanzato andremo in vacanza perché l'8 dicembre è il mio compleanno. E quindi, insomma, andremo a farci una bella vacanzina di una settimana e vi voglio mostrare il mio beauty da viaggio. Vi faccio vedere quello make-up, poi vi farò vedere anche quello beauty o viceversa. Vi faccio vedere quello beauty e poi vi faccio vedere quello make-up. Comunque li farò tutti e due. Non so se vedrete questo video quando sarò già in vacanza o se ne vedrete uno prima e uno quando sarò in vacanza, perché di solito io pubblico il martedì e il venerdì e io parto il venerdì e quindi non so se magari farò venerdì, martedì o martedì, venerdì, va bene, insomma, comunque sappiate che dal 7 al 14 io sarò in vacanza. Se vi interessa, vi dico anche dove sarò in vacanza, faremo 7, 8, 9 dicembre ad Amsterdam, poi il lunedì mattina prenderemo il treno e andremo a Parigi, non vedo l'ora di fare questa cosa dello spostamento in treno, staremo un'intera giornata a Parigi e poi faremo martedì, mercoledì, giovedì a Disneyland, il giovedì sera torneremo a Parigi e ripartiremo il venerdì dopo pranzo o verso l'ora di pranzo, non mi ricordo. E vi farò sicuramente delle storie su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram, come al solito trovate il link qua sotto, seguitemi, mi raccomando. E quindi comunque ci terremo aggiornati, farò sicuramente appunto delle storie, metterò delle foto sul mio profilo, però quelle foto le metterò sul mio profilo personale, ma magari ve le metterò nelle storie sul profilo quello beauty. Ma se volete seguirmi anche sul mio profilo personale, sono ElenaFragola79, tutto attaccato. E sto pensando di fare un vlog almeno a Disneyland, vedrò quando sono lì, improvviserò, insomma. Intanto vi dico che è già freddissimo, io ho tipo rispolverato gli UGG stamattina e là sarà super freddo, quindi non oso immaginare. Però non dobbiamo parlare del... sto parlando del tempo, perché parlo del tempo? Dobbiamo parlare del mio beauty makeup. Sto via un'intera settimana, però sto cercando di portarmi via il meno possibile, perché tanto che me ne frega di truccarmi a Disneyland, ecco, diciamo così, no? E quindi, insomma, mi porto via l'indispensabile, perché alcune cose sono indispensabili. In realtà mi porto via anche una palette, perché nella vita non si sa mai, perché comunque magari ad Amsterdam usciremo anche la sera, magari a cena per il mio compleanno, quindi magari userò anche la palette, però tendenzialmente credo che non la utilizzerò, insomma, di solito quando vado in vacanza non... mi trucco, ma relativamente. Questo è il beauty che ho utilizzato, che è quello che utilizzo più spesso di tutti quando viaggio, forse ve l'ho già anche mostrato, e l'ho preso su AliExpress, è il beauty più bello del mondo, cioè è veramente troppo carino, è piccolino ma è super capiente, poi guardate quanto è carino, quanto è ben fatto, mi piace tantissimo, l'ho pagato tipo anche solo 1,70 euro, una roba del genere. Se vi interessa il link scrivetemelo qua sotto che lo ripesco e ve lo do. E va bene, insomma, scaravolto, così non sto a rovistare qui dentro e vado con, non vado con ordine, pesco a caso. Allora, intanto come fondotinta mi porto questo di Too Faced, che poverino si sta anche un po' consumando qua sopra. Mi porto questo di Too Faced che è il Cocoa Powder o qualcosa di, sì, Cocoa Powder Foundation, eccolo qua. Io ce l'ho nella colorazione Golden Light, lo adoro. È uno dei miei fondotinta in polvere minerali preferiti. Questo è il fondotinta, l'ho già bucato e lo sto tipo quasi finendo, cioè qua giù c'è la spugnetta ma in realtà io lo uso con il pennello, vedete sotto c'è la spugnetta, mi piace veramente tanto, l'ho preso in super 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 offerta su Sephora per un prezzi pazzi, non l'ho più ritrovato in questa super offerta, ma credo che lo ricomprerò una volta finito, anche se ne ho altri in realtà, ma mi piace molto e quindi comunque lo tengo in considerazione per ricomprarlo, perché mi è piaciuto davvero tantissimo e quindi mi porto quello, anche perché siccome c'è il buco vorrei comunque finirlo, visto che ne ho tanti aperti, voglio cercare di fare la brava e finirne qualcuno, ecco, diciamo così. Poi mi porto ovviamente, vabbè, scaravolto perché non mi torna a pescare, mi porto ovviamente la mia, che non mi ricordo mai come si chiama, il mio brow pot di Nabla per le sopracciglia, perché io me le faccio tipo anche solo se sto in casa. Questa è la colorazione, è Uranus, quella più scura, non so se lo vedete, sì, lo vedete, e mi porto questo ovviamente per farmi le sopracciglia e le fisserò sicuramente con il mascarino, quello apposta di Neve Cosmetics, che si chiama
Brow Model, eccolo qua, ve lo faccio vedere, questo è lo scovolino per fissarle perché almeno mi durano tutto il giorno. In realtà il Brow Pot dura abbastanza di suo tutto il giorno, però per essere sicura, visto che starò fuori veramente tantissimo, soprattutto quando saremo a Parigi, a Disneyland, almeno me le fisso e non ci penso più. Poi, mi porterò un blush, nello specifico questo di Neve Cosmetics, no, di Essence, cose a caso. Questa è la colorazione, mi piace veramente un sacco, è nelle novità ed è Cherry Me Up, il blush è Matte Touch Blush, eccolo qua, non so se lo vedete. Vi faccio vedere anche la colorazione, ma non so se riuscite a vedere qualcosa, perché c'è un pochino, si vede, c'è un super sole oggi che mi si sta sparaflesciando e quindi, insomma, vedete, se non faccio ombra da questa parte si vede poco. Comunque questa è la colorazione, mi porterò il blush. Poi mi porterò un mascara, ne ho 10.000, ne volevo portare un paio, ma non ha senso portare un paio di mascara. E porterò l'Extra Sculpt di Kiko, questo è il mascara, questo è lo scovolino. È un mascara di quelli a effetto ciglia finte che mi piace tantissimo. In realtà adesso sto utilizzando soltanto il Dark Love di Clio Makeup perché lo amo, stra amo. Però quando viaggio, se ho una cosa a cui tengo particolarmente, tipo quel mascara, che comunque lo ritrovo difficilmente perché dovrei fare un ordine su internet, ne porto uno che, vabbè, dico, se magari me lo scordo da qualche parte, che me ne frega. Questo, tra l'altro, l'ho preso quando c'erano gli sconti, tutti i mascara a 3,90, quindi l'ho pagato 3,90 euro, me lo ricompro, ecco, diciamo così. Quindi tendo di solito a prediligere queste cose rispetto a magari appunto il mascara, che è quello mi tocca rifare un ordine, bla bla bla. Poi correttore, mi sarei portata volentieri il mio HD di NYX, che però è quasi finito, cioè io lo porto ma praticamente non ce n'è più, ma lo ricomprerò ad Amsterdam, quindi comunque poi lì in viaggio ce l'avrò, ma non lo utilizzerò perché al momento ho comprato l'Instant Anti-Age, il cancelletà di Maybelline, perché avevo appunto finito questo e siccome c'è la rottamazione di Gotà, ho preso questo appunto con lo sconto del 25% rottamando un mio vecchio make-up. Non mi ricordo neanche cosa ho rottamato, forse un lucido, sì, un lucidalabbra di H&M. E vi dico la verità, che non è che lo amo particolarmente questo correttore, perché non è super coprente, non va nelle pieghe, questo mi piace, ma non è super coprente, insomma preferisco di gran lunga il mio amato HD di NYX, che appunto ricomprerò ad Amsterdam. Ne comprerò 1/2, ma siccome comunque a gennaio abbiamo già prenotato per tornare a Barcellona, perché sapete che per il nostro anniversario noi di solito andiamo a Barcellona, anche lì ci sarà NYX, magari ne compro uno adesso e uno lo ricomprerò a Barcellona, ma ne devo avere almeno uno di scorta, perché tanto mi dura 3 mesi circa, perché sono pochi ml, sono solo 6 ml e mi dura veramente poco di solito, a parte anche questo sono 6,8 ml, e quindi insomma un paio, tre li comprerò sicuramente. Andiamo avanti, rossetti. Come rossetto mi porterò questo liquido di Astra, questo qua, che è il numero 13 se non ricordo male. Sì, il numero 13 di Astra, che amo alla follia, adoro. E poi mi dura anche un sacco. Comunque è un rossetto che posso portare anche diverse ore e mi resta abbastanza intatto, e quindi porterò quello come rossetto liquido. E come rossetto classico mi porterò questo Creamy Love. E voi direte: ma scusa, non hai detto che il mascara bla bla? Sì, l'ho detto, ma è lo stesso. Mi porterò questo Creamy Love che adoro, che no, a cui ho rotto la punta prima per chiuderlo, eccolo qua. Ed è, ve lo faccio vedere, ma è quello che indosso. Guardate un po', non ve lo swatcho sulla mano perché quello che indosso ora lo adoro alla follia. È Mio Amor, compratelo, lo dovete avere perché è un rossetto da tutti i giorni perfetto, veramente fantastico. Lo mettete su qualsiasi tipo di trucco, lo mettete sempre, giorno, sera, mattina, notte. È veramente bellissimo. E poi, per essere super confortevole, e poi per essere un rossetto classico, devo dire che dura anche abbastanza. Certo, se non vi scofanate un panino colante di olio e di robe strane, perché se no, ovviamente, se ne va. Poi vi porterò dei pennelli, ovviamente. Questo angolato per le sopracciglia, eccolo qua.
Poi mi porterò questi due che adoro, sarebbero da lavare, però va bene, insomma, poi ci penserò. Questi due che adoro di Real Techniques, è un set, mi sembra che costino 9,90 euro, li ho presi da OVS, li adoro, praticamente sto utilizzando soltanto questi, soprattutto questo ciccione lo uso sia per la piega che per la parte esterna, mi piace tantissimo. Poi siccome era già nella pochette, ci terrò anche questo pennellino doppio, eccolo qua, di Essence, da una parte c'è lo sfumino e da una parte c'è l'applicatore, un pochino più preciso. Almeno se devo applicare anche un pochino di ombretto sotto l'occhio, sono a posto per tutta la vacanza. Poi, per il correttore, sembrerà strano, ma io utilizzo questo pennello. Allora, o lo sfumo con le dita, va bene, oppure utilizzo questo pennello sempre di Real Techniques, non mi viene, non mi riesce a dirlo, che è l'Expert Face Brush. Di solito utilizzo appunto questo. E per il fondotinta mi porterò il Flat Bookie di Neve Cosmetics, che è piccolino ed è perfetto perché preleva la giusta quantità di prodotto e poi, essendo piatto, riesco ad utilizzarlo in modo molto, cioè riesco a mettere il fondotinta in modo molto uniforme ed è morbido, insomma, vabbè, mi piace tantissimo e quindi utilizzerò il Flat Perfection di Neve Cosmetics, che tra l'altro questa è una versione super vecchia, credo che adesso l'abbiano fatto anche un po' più carino, però non ci giurerei. Poi, come palette, perché vi ho detto che comunque una palette me la porto, di solito porto la Huda Beauty, quella piccolina. Perché per i viaggi è super comoda, magari a Barcellona starò un paio di giorni e mi porterò soltanto quella, ma siccome in questo periodo sto usando lei, mi porterò la Poison Garden di Nabla, che non vi ho ancora mostrato, ma ce l'ho. Ebbene sì, ho anche questa, ho le altre due e ho anche questa perché mi è stata regalata da una mia amica molto molto gentile. Eccola qua, ma l'avrete vista in tutte le salse. Allora, mi piace tantissimo. Cosa faccio io? Metto Zen, che è questo qua, nella piega, e su tutta la palpebra mobile metto Rosita. Basta, questo è il mio trucco base di tutti i giorni. Zen nella piega e Rosita su tutta la palpebra mobile, che è quello che mi avete visto anche su Instagram. E infatti in tanti mi avete chiesto con cosa mi ero truccata e mi ero truccata con la Poison Garden. Quindi me la porterò, anche se sono un po' titubante a portare queste palette in viaggio, ma magari invece di metterla in valigia, ma neanche nella valigia, nel bagaglio a mano, magari me la metterò direttamente in borsa, almeno so cosa gli succede durante gli spostamenti. E niente, queste sono tutte le cose che mi porterò in viaggio in questa settimana e spero che questa tipologia di video vi piaccia. Fatemelo sapere con un commento o con un pollice in su. Io di solito li guardo questi video perché mi piacciono molto, mi tengono compagnia. Vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!